Ciao amici del canale, diciamoci la verità, pulire e lavare il pavimento è sempre una gran rottura. Fortunatamente però negli ultimi anni tanti prodotti domotici ci sono venuti incontro. Infatti abbiamo la possibilità di scegliere fra robot lavapavimenti e lavapavimenti aspirapolveri manuali. Io vi dico la verità, ho sempre preferito i secondi perché con questi manuali abbiamo la possibilità di lavare in maniera settoriale il nostro pavimento, non dobbiamo, diciamo, pulire tutta la casa o tutta una stanza. Però anche in questo caso sorge un altro quesito: è meglio una lavapavimenti, un aspirapolvere o entrambi? Beh, naturalmente è meglio averli entrambi. Tineco ha risolto questo problema con la Floor One Switch S7. Vi spiego tutto nel video. Allora, come vi dicevo poco fa, sicuramente è meglio avere entrambi i dispositivi, quindi una lavapavimenti e un aspirapolvere. Perché? Naturalmente perché il lavaggio del pavimento non è un'operazione che dobbiamo fare quotidianamente, mentre aspirare la polvere, magari per i maniaci della pulizia, anche passare una veloce passata tutti i giorni potrebbe essere una cosa interessante. Quindi io penso che la soluzione migliore appunto sia averli entrambi. E Tineco ha risolto questo problema con la S7, la Switch S7. In poche parole, come funziona? I prodotti che vi arriveranno nell'acquisto saranno tutti e due questi, quindi una lavapavimenti e un aspirapolvere. La cosa veramente interessante è che il suo funzionamento essenzialmente è portato dal suo gruppo batteria motore, che verrà passato da uno all'altro. Infatti vi basterà semplicemente sganciarlo con questo tastino che troviamo sia sulla lavapavimenti che sull'aspirapolvere e il blocco batteria verrà spostato su quello che ci serve, quindi sull'aspirapolvere per aspirare naturalmente soltanto velocemente i peli del gatto o la polvere per terra o quant'altro, e sulla lavapavimenti naturalmente per fare una pulizia più approfondita. Infatti vi ricordo che la lavapavimenti ci permette in un'unica passata di togliere sia la polvere che lo sporco e quindi lavare il pavimento. Quindi, cosa fondamentale, il motore che verrà messo sul dispositivo che dobbiamo utilizzare. Veniamo un attimino a vedere cosa c'è in confezione. In confezione naturalmente troverete questo, lo appoggiamo qua, vedete, è molto semplice anche agganciarlo, sganciarlo. Dunque, dicevo, nella confezione troverete entrambi lavapavimenti e aspirapolvere. La lavapavimenti arriverà già praticamente montata, l'unica cosa che sarà da collegare è il suo manico dove ci sono poi i comandi, e naturalmente è molto semplice, basterà infilarlo nella sua sede qua sopra. L'aspirapolvere vi arriverà naturalmente smontato, ci sarà il gruppo principale sopra, il tubo di raccordo e la spazzola motorizzata zero grovigli nella parte sotto. Inoltre in confezione troverete il manuale d'uso, veramente molto completo, esaustivo, con anche la lingua italiana, uno rullo per la lavapavimenti sostitutivo, un filtro EPA per la lavapavimenti sostitutivo, scovolino per eventuali ostruzioni per pulire le zone della lavapavimenti o dell'aspirapolvere, il detergente Tineco specifico per questo nostro prodotto, e questo vassoio trasparente che servirà poi per l'autopulizia della nostra lavapavimenti. Allora, diamo due dati tecnici. I dati tecnici che vi possiamo portare sono quelli dei serbatoi della lavapavimenti, che sono da 850 ml quello dell'acqua pulita e 720 ml quello dell'acqua sporca.
Il motore sviluppa una potenza di 250 watt, mentre la batteria è da 3900 mAh. Questa batteria da 3900 mAh ci dà naturalmente diverse autonomie, dipende da quale dei due dispositivi utilizziamo. Se utilizziamo l'aspirapolvere riusciamo a ottenere autonomie dai 25 addirittura ai 65 minuti, perché l'aspirapolvere ha essenzialmente due modalità d'uso, la modalità eco e la modalità max. Per quanto invece riguarda l'autonomia della lavapavimenti, si aggira intorno ai 20-28-40 minuti circa. Anche qua poi dipenderà dalle modalità d'uso che utilizzeremo. Ok, partiamo subito dalla lavapavimenti, che è sicuramente il fiore all'occhiello di questo prodotto. Esteticamente vi devo dire che è veramente molto bella, si sente subito appena la si prende in mano la qualità premium dei materiali con cui è stata realizzata. Dobbiamo anche dire che Tineco è sicuramente un punto di riferimento per i prodotti di questo tipo. Essenzialmente noi gestiremo tutto tramite applicazione di cui vi parlerò dopo, ma soprattutto con i tasti presenti sul manico della lavapavimenti. Infatti troveremo tre tasti che serviranno essenzialmente per accendere e spegnere la lavapavimenti, per cambiare le modalità d'uso, per far partire l'autopulizia e un ulteriore tasto che troviamo nella parte posteriore del manico che servirà per abilitare, disabilitare il feedback vocale o aumentare e diminuire il volume e anche cambiare la lingua del feedback vocale. Vi ricordo che c'è anche l'italiano e veramente parla in maniera molto chiara, a differenza di altri lavapavimenti che ho provato, che onestamente non si capiva cosa diceva. Ok, allora veniamo subito al tasto, diciamo, più importante, che è quello che ci permetterà di modificare le modalità d'uso, che sulla nostra Tineco sono tre preinstallate e una che può essere aggiunta. Le tre preinstallate sono le più importanti, sono la modalità d'uso automatico, la modalità d'uso max e la modalità d'uso custom. Cosa cambia fra queste tre? Beh, allora, la modalità automatica, che è quella che io vi consiglio di utilizzare sempre, in automatico rileverà lo sporco presente sul pavimento e deciderà che potenza di aspirazione erogare e soprattutto quanta acqua rilasciare sul pavimento. In questa modalità sicuramente si ottengono anche i migliori risultati per quanto riguarda l'autonomia, perché naturalmente non esagererà dove non serve. Abbiamo poi la modalità d'uso max, che è quella che dovremmo utilizzare qualora avessimo un pavimento veramente conciato malissimo, magari da qualche settimana che non lo puliamo. Questa modalità naturalmente, da come dice la parola, spingerà al massimo la potenza di aspirazione e la nebulizzazione d'acqua da buttare sul pavimento. La modalità suction è invece la modalità che ci servirà qualora dovessimo solo aspirare dei liquidi dal pavimento. Nel classico caso, ad esempio, dove ci cadrà la bottiglia d'acqua, la bottiglia di vino per terra, ecco, dove c'è molto liquido da aspirare, la modalità suction è quella che dovremo utilizzare. Abbiamo poi un'altra modalità, modalità custom o modalità do it yourself. Questa modalità praticamente ci permette di modificare a piacimento i parametri di aspirazione e di rilascio d'acqua. Questa modalità non è installata di default, quindi non la troverete subito sulla lavapavimenti, ma dovrà essere installata tramite applicazione. A breve vi farò vedere come si fa. Poi il tasto che troviamo sopra servirà per l'autopulizia, anche di questo vi parlerò dopo, mentre, come vi ho detto, quello posto dietro sarà utilizzato soltanto per il feedback vocale oppure per resettare il wifi qualora dovrete collegare la vostra lavapavimenti a un'altra rete wifi. Il display molto bello, form factor circolare. Sul display avremo in prima vista la percentuale di batteria residua e soprattutto la modalità d'uso che stiamo utilizzando. Poi comunque sul display appariranno tutta una serie di messaggi che possono essere quelli di serbatoio dell'acqua pulita, vuoto, serbatoio dell'acqua sporca da svuotare, eventuali inceppamenti del rullo, insomma tutta una serie di informazioni che ci possono essere utili.
verrà anche tramite un LED circolare posto all'esterno rappresentato quanto sporco la lavapavimenti sta rilevando istantaneamente. Infatti questo LED diventerà rosso in base a quanto sporco viene trovato. Vi ricordo una cosa importante che ho trovato soltanto su Latineco. Avremo la possibilità di utilizzare soltanto acqua oppure acqua con detergente. Di default lei parte come se all'interno del serbatoio dell'acqua pulita che troviamo qua dietro, molto semplice da staccare, da riempire e da riposizionare al suo posto. Come vi dicevo, lei di default parte come se all'interno ci fosse acqua e detergente. Se voleste cambiare questa impostazione, lavare solo con acqua, potrete farlo tramite applicazione o tenendo premuto per 3 secondi il tasto di cambio modalità. Ecco, in questo modo lui passerà dalle due modalità solo acqua o detergente e viceversa. Vi apparirà comunque il logo del detergente sempre sul display. Ok, allora adesso veniamo nello specifico dell'applicazione. Secondo me l'applicazione e la possibilità appunto di collegarsi a un'applicazione è fondamentale per un motivo, per la possibilità di aggiornare il firmware del nostro dispositivo. È vero, non stiamo parlando di un telefono che necessita di aggiornamenti continui, di patch di sicurezza, però in ogni caso se vengono rilevati dalla casa madre alcuni bug, sicuramente la possibilità di aggiornare il firmware da remoto e direttamente dall'applicazione è veramente un plus molto molto interessante. Quindi per installare l'applicazione vi basterà semplicemente entrare nello store del vostro telefono, quindi va benissimo Android o iOS. Troverete l'applicazione Tineco Life, la installerete, darete i classici diritti all'applicazione di leggere la posizione Bluetooth, vi creerete un vostro account. Una volta creato il vostro account, entrerete nell'applicazione, dovrete selezionare fra i vari dispositivi la Floor One Switch S7. Ricordatevi sempre che naturalmente la lavapavimenti deve essere accesa per poter essere collegata all'applicazione. Una volta aperta l'applicazione e naturalmente rilevata la vostra Floor One Switch S7, potrete cliccare e entrare nella home del dispositivo. In questa home vedete che troverete un'immagine del dispositivo, quello che rappresenta il display, in questo caso la modalità d'uso che è automatico e la percentuale di batteria che è il 100%. Sotto troverete le varie modalità d'uso installate, quindi l'automatica, la max e la suction, e come vi dicevo prima non troverete quella custom che adesso vi faccio vedere come deve essere installata. Qui sopra potrete cliccare sui 4 quadratini che trovate in alto a destra e vedete che le modalità d'uso installate sono queste 3, ma c'è questa do it yourself mode che cliccando avrete appunto la possibilità di aggiungere la lavapavimenti. Vi basterà quindi cliccare su aggiungi e una volta che cliccheremo su aggiungi in automatico verrà impostata sulla lavapavimenti. Come potete vedere questa modalità ci permette di aumentare o diminuire sia la potenza di aspirazione della lavapavimenti sia il volume d'acqua che vogliamo nebulizzare. Non solo questa è una modalità, ecco, ora vedete che nell'elenco modalità della lavapavimenti è apparsa anche la do it yourself mode. Perfetto, non solo in questa modalità però potrete modificare i parametri. Anche sulla max mode avrete un range di modifica per quanto riguarda sia la potenza di aspirazione che la nebulizzazione. E anche sulla suction mode avrete la possibilità di utilizzare diversi parametri, infatti addirittura vi permetterà di spruzzare un po' d'acqua mentre aspirate, magari appunto se state aspirando un liquido diverso dall'acqua vi consiglio di buttare comunque un po' d'acqua. Perfetto, a questo punto avete anche la possibilità cliccando sulla lavapavimenti in alto a destra di entrare nelle due modalità che vi dicevo prima, quindi acqua pulita o soluzione in base a se metterete o non metterete il detergente nel serbatoio dell'acqua pulita, il volume della voce, del feedback vocale, quindi nessuno basso, medio, alto,
e questa velocità di funzionamento essenzialmente è un LED che si accende qua davanti, un LED veramente molto comodo che per la prima volta ho trovato su una lavapavimenti. Di solito questo LED viene utilizzato sugli aspirapolveri, ma sulle lavapavimenti non l'avevo mai trovato, quindi benissimo. Andremo poi sulla parte sotto, dove ci sarà la possibilità di entrare in un registro della pulizia e soprattutto di andare nelle impostazioni. Nelle impostazioni essenzialmente troveremo l'aggiornamento del firmware, ci dice che l'ultima versione adesso è già installata. Qualora arrivasse un firmware aggiornato, lo potremo aggiornare da qui. Impostazione della voce, nella voce io naturalmente adesso ho già impostato italiano, oppure potremmo impostare inglese, francese, tedesco e spagnolo. Questo scarica animazioni ve lo chiederà già all'installazione dell'applicazione, dite di sì, che sono delle animazioni e degli ulteriori dettagli che vi può dare l'applicazione. Quindi, come potete vedere, anche dall'applicazione possono essere settati tanti parametri e questo è sicuramente una cosa positiva. Ok, ma detto tutto questo, la nostra lavapavimenti come pulisce? Beh, posso dire che pulisce veramente molto bene. Le cose che più mi hanno sorpreso sono sicuramente, come vi ho già detto poco fa, il LED che servirà per farci vedere le condizioni del pavimento anche operando in zone poco illuminate. Altra cosa che non ho trovato in nessun'altra lavapavimenti è questo fatto della trazione che c'è sia in avanti che indietro. E devo dire che questa trazione che sviluppa la nostra S7 è veramente impressionante. Potrete utilizzarla veramente con due dita, perché quando darete il colpettino in avanti andrà da sola, stessa cosa tornando indietro. Ho notato che qua sono proprio le ruote che intervengono per muovere la lavapavimenti, mentre in altri prodotti era il rullo che, trascinando in avanti, trascinava anche la lavapavimenti. Naturalmente all'indietro questo non veniva fatto. Invece con la nostra S7 questa cosa funziona veramente in maniera perfetta. Importante anche il fatto che tramite appunto una tecnologia proprietaria di Tineco, in poche parole, il rullo sarà sempre irrorato con acqua pulita, si autopulirà sempre mentre lava il pavimento e di conseguenza il pavimento verrà sempre lavato con un rullo pulito. Questa è un'altra cosa veramente molto importante. Quindi assolutamente promossa per quanto riguarda il lavaggio del pavimento. Bene anche la pulizia bordo a bordo che abbiamo da entrambi i lati della nostra spazzola, rimarranno veramente solo pochi millimetri dal battiscopa. Ultima cosa di cui vi posso e voglio parlare per quanto riguarda la lavapavimenti è l'autopulizia. Dunque, l'autopulizia funziona anche questa in maniera veramente efficiente. Infatti vi basterà appoggiarlo alla sua base, utilizzare il vassoio trasparente che si mette qua davanti, in modo che non ci sarà rischio che schizzi d'acqua possano uscire, e vi assicuro che con altri lavapavimenti succede come. E naturalmente anche il flusso d'aria caldo che servirà per asciugare il rullo sarà tutto all'interno di questo di questa copertura di plastica. Quindi una volta che la metteremo sulla nostra base di pulizia ricarica, applicheremo il vassoio trasparente e dovremo semplicemente schiacciare il tasto che sta sopra il manico. Partirà l'autopulizia, come vi dicevo, veramente molto efficiente. La cosa che mi ha stupito, che vi devo dire incredibile, è il pochissimo tempo che ci mette ad asciugare il rullo. Considerate che con altre lavapavimenti, anche di alto livello, questa tempistica si aggira intorno all'ora. Qua dopo 5-6 minuti il rullo è praticamente asciutto, una cosa veramente pazzesca. Io vi ricordo sempre che il rullo si può far asciugare anche in un altro modo, basterà staccarlo, e qua l'operazione è molto semplice, si toglie la mascherina sopra. Qua abbiamo una levetta che si apre e si estrae in questa maniera. Quindi io vi consiglio sempre di farlo asciugare senza nemmeno utilizzare il flusso d'aria calda, perché naturalmente il flusso d'aria calda presuppone un consumo di corrente elettrica, anche se per poco tempo, però c'è.
Una volta tolto questo, il rullo, e sarebbe anche importante perché potremo andare a verificare che dopo l'autopulizia, nella zona qui di aggancio del rullo, non siano rimaste impurità, sporcizia. Vi devo dire che nei test da me effettuati la sporcizia non è rimasta. E cosa vi devo dire? Vi posso dire che a casa mia, ad esempio, vive un gatto che lascia in giro tantissimo pelo. Il pelo del gatto è veramente una cosa molto complicata da rimuovere. Eppure, soprattutto dopo l'autopulizia, né sul rullo né sulla zona qua di sede del rullo ho trovato peli del gatto, e questa è una cosa che anche questa cosa mi era capitata molto molto raramente. Vi ricordo che anche la pulizia di oggetti solidi avviene in maniera molto efficace. Infatti io poi ho provato il mio classico test con ceci, farina, acqua, vino, test che naturalmente vi faccio vedere, e la lavapavimenti non ha avuto nessun problema ad aspirare tutto al primo passaggio. Quindi assolutamente, assolutamente bene. Autopulizia, ma prima dell'autopulizia ricordatevi che dovrete svuotare il serbatoio dell'acqua sporca, e vi do un consiglio. Il serbatoio dell'acqua sporca, che si apre in questa maniera, ha praticamente una parte qua dove si raccolgono le parti solide. Perché? Perché non, per non smaltirle magari nel water, qualora non debbano essere smaltite nel water. Quindi non so, per cogliesse un tappino di una penna, non sarebbe logico smaltirlo nel water e quindi si fermerebbe qua. Però ricordatevi che quando lo togliete, naturalmente questa zona di parte di raccolta parte solida è bucata e rischierebbe di entrare all'interno del tubo ed uscirvi da sotto. Quindi fate un po' di attenzione quando andate a svuotare questo serbatoio in bagno, perché a me è capitato di far fuoriuscire per terra un po' di sporco che avevo all'interno. Ok, detto tutto più o meno quello che riguardava la lavapavimenti, vi ricordo che nella recensione testuale troverete veramente tutti i dettagli, perché magari adesso mi posso dimenticare di dirvi qualcosa, ma nella recensione testuale che poi vi metterò in descrizione troverete tutto, quindi eventualmente passate a fare un giro anche sulla recensione testuale. Per quanto riguarda invece l'aspirapolvere, cosa possiamo dire? Allora, le modalità d'uso dell'aspirapolvere sono due, la modalità Eco e la modalità Max. Io mi sono trovato bene anche con parecchio sporco per terra, anche con la modalità Eco, che dovrebbe essere, non che dovrebbe essere, che è quella meno potente, però ha aspirato veramente bene. Vi dico che è andato anche oltre le mie aspettative, perché vedendo la lavapavimenti sicuramente si capisce che è un prodotto di altissimo livello, l'aspirapolvere mi ha dato una sensazione di livello più basso. Però vi posso assicurare che lavora veramente molto molto bene. Oltre all'aspirapolvere e alla sua spazzola antigroviglio, che è quella per il pavimento, troveremo in dotazione due accessori, che sono la bocchetta per le fessure con la spazzolina retrattile e la spazzola motorizzata per imbottiti. A cosa servono? Beh, questa servirà sicuramente per l'eventuale pulizia della tastiera del computer, dei sedili della macchina, delle zone della macchina dove non ci si arriva mai per raccogliere lo sporco, oppure anche all'interno della casa su mobili, e vi ricordo che può essere attaccata direttamente al gruppo principale dell'aspirapolvere oppure sotto al tubo. Di conseguenza, se venisse collegata sotto il tubo, potreste utilizzarla anche per pulire mobili abbastanza in alto. La spazzola motorizzata invece per imbottiti è consigliata per la pulizia naturalmente di divani, poltrone, materassi, insomma tutte quelle zone dove naturalmente non possiamo intervenire con una spazzola del pavimento. Per quanto riguarda la manutenzione dell'aspirapolvere, anche questa è molto semplice: vi basterà staccare il tubo per una questione di comodità, aprire tramite il tastino il vassoio che troviamo sotto che contiene la polvere, svuotare la polvere, tramite lo strumento che normalmente è applicato dove ci andrebbe il gruppo motore batteria, tramite quello strumento potremo svitare tutto il blocco del filtro che sta all'interno dell'aspirapolvere, naturalmente pulirlo,
rimuovere il filtro HEPA che si trova davanti e collegato magneticamente, pulire anche quello. Vi ricordo che tutte queste parti possono essere lavate sotto acqua corrente, l'importante è che vengano asciugate bene prima di riutilizzarle. Il mio consiglio è quello di dargli sempre prima una soffiata per togliere il grosso dalla polvere e poi lavarle sotto acqua corrente. Una volta fatta questa operazione vi basterà poi rimontare, il rimontaggio è molto semplice come lo smontaggio, e il vostro aspirapolvere sarà comunque già pronto per un nuovo utilizzo. Perfetto, detto tutto questo veniamo alle considerazioni finali. Allora, le considerazioni finali naturalmente vanno fatte in base al prezzo del prodotto. La Tineco One Floor Switch S7 costerà di listino 899 euro. Sicuramente non è un prezzo alla portata di tutti, però dobbiamo dire una cosa, che se vogliamo comprare una lavapavimenti di questo livello e un aspirapolvere comunque di buono, molto buono di questo livello, probabilmente spenderemo più di 899 euro. Allora, la differenza qual è, mi direte, fra comprare questo o comprare due prodotti singoli che più o meno si equivalgono e spendere magari 100 euro in più, 200 euro in meno? Beh, allora, secondo me una cosa fondamentale di questo prodotto è che avrete la possibilità in pochissimi centimetri, circa 30-35 per 55 centimetri, di metterli entrambi. Infatti, come vedete, la base della lavapavimenti si incastra con la base dell'aspirapolvere e tutti e due i dispositivi sono lì in un piccolissimo spazio. Naturalmente la batteria verrà ricaricata soltanto se collegata alla lavapavimenti, e infatti l'alimentazione parte dalla lavapavimenti e finirà a una vostra presa elettrica. E questo non è sicuramente un aspetto da trascurare, infatti se comprerete due dispositivi separati avrete comunque poi l'onere di piazzarli in casa, e spesso gli aspirapolvere ad esempio hanno dei fissaggi a muro da applicare per anche ricaricarli e non sono sicuramente una cosa comodissima. Quindi a mio avviso per il prezzo di questo prodotto quello che dà è veramente tanto, e sicuramente deve essere preso in considerazione se avrete bisogno di un prodotto come questo. Va bene, detto tutto questo, io vi ricordo che se il video vi è piaciuto un like sicuramente ci aiuterà a fare sempre più video e portarvi sempre più recensioni di tanti prodotti. Vi ricordo di iscriversi al nostro canale YouTube Tech Today, ma anche al nostro canale Telegram Sconti Today, dove tutti i giorni potrete trovare tantissime offerte per molti prodotti di elettronica, ma non solo. Per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima recensione.